Questa volta voglio parlare dell'elezione del Comune di Roma che ci sarà il 5 giugno 2016, ho visto bene? Un momento lo verifico di nuovo. Sì, confermo. L'eventuale ballottaggio si farà il 19 giugno. Si farà se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, cioè più del 50% dei voti validi. Ci saranno vari candidati. Ne ho parlato un po' di tempo fa, non so se è il caso di parlarne di nuovo. Probabilmente sapete che Guido Bertolaso ha ritirato la candidatura. Appoggerà Alfio Marchini. Alfio Marchini diceva di essere libero dai partiti, ma si direbbe che non è così. Sto partecipando a un sondaggio. Chi vincerà l'elezione? Allora, voterò per Virginia Raggi. Come ho detto altre volte, non faccio parte del Movimento 5 Stelle, anche se ho tanta simpatia per il Movimento 5 Stelle. Virginia Raggi ha un programma che mi convince. È vero che ce l'aveva pure Ignazio Marino quando si è candidato e io l'ho votato ed ero pure candidato al Consiglio Comunale con una lista che lo sosteneva e vabbè. Ho fatto un errore. Ho fatto l'errore di candidarmi con Ignazio Marino. E ho fatto l'errore di votare per Ignazio Marino. Va bene. Questa volta voterò per Virginia Raggi. Non è mai stata sindaco di Roma, quindi. Insomma, diamo una possibilità a Virginia Raggi, eh? Insomma, vediamo cosa fa. Insomma, il Movimento 5 Stelle mi piace per quello che sta facendo in Parlamento. Secondo me sta facendo un ottimo lavoro. Insomma, qua leggo il programma. Ecco, movimento5stelle.it / Virginia Raggi sindaco / programma.html cancelletto 1 scritto per esteso UNO. Ecco, la casa è un diritto, censiamo il patrimonio immobiliare romano, recuperiamo le case disponibili, azzeriamo gli affitti passivi, che non so cosa sono, facciamo manutenzione per le case pubbliche inagibili e favoriamo l'autorecupero degli immobili coinvolgendo la cittadinanza attiva nel rispetto della legalità. A Roma la casa è un diritto per tutti. Eh? Ogni tanto mi capita di gente che dorme per strada. E la colpa non è di chi dorme per strada. È il problema. È il comune che non dà case a tutti i cittadini. La casa è un diritto. Poi, vabbè. È chiaro che se uno non può comprare una casa, gli damo
una casa non molto grande, cioè non era una casa di lusso, però almeno un posto in cui abitare. Perché, insomma, costringere la gente a dormire per strada è un male per la gente che viene costretta a dormire per strada, eppure per gli altri che devono vedere un pessimo spettacolo. Cioè, a me la gente che dorme per strada mi fa pena. Mi viene in mente il mio Erasmus. Io ho rischiato di dormire per strada. Poi ne parlerò in un altro filmato. Che altro posso dire? Qua c'è il volantino del programma che può essere scaricato. Poi qua vedo varie pagine che parlano di Virginia Raggi. Insomma, Virginia Raggi ha detto che il Vaticano deve pagare l'IMU, sta cosa mi piace, perché il Vaticano non può avere esonerare le tasse. Poi vabbè, io odio il Vaticano, ma questo è un altro discorso. Ne parlerò più avanti. Ci sono altre proposte interessanti. Niente, un po' di tempo fa ho parlato di Riccardo Cecchini, però Riccardo Cecchini non si è candidato. Da una parte preferisco così, perché così i voti pentastellati confluiranno verso Virginia Raggi. Mi risulta che anche tra gli elettori di Riccardo Cecchini ci sono tanti simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Riccardo Cecchini sì che era libero dai partiti, però alla fine ha deciso di non candidarsi e io rispetto la sua decisione. Sarà per un'altra volta. Poi non so se la prossima volta ancora abiterò a Roma, spero di no. Non so voi, ma a me un po' mi stanca stare tanto tempo nella stessa città. Vabbè, poi ne parlerò con calma. Comunque, voterò per Virginia Raggi. Auguri a Virginia Raggi. Faccio gli auguri a Virginia Raggi perché, ecco, io ho l'impressione che gli altri candidati cercano di non vincere le elezioni, perché così nessuno di loro viene eletto a sindaco, ma comunque saranno nel consiglio comunale. E daranno la colpa a Virginia Raggi per tutto quello che succederà a Roma. Oppure per cose che pure per problemi che sono da attribuire ai sindaci precedenti. So di più o meno le stesse cose che ha detto Alessandro Di Battista un po' di tempo fa. Ogni volta che succede qualcosa è sempre colpa del Movimento 5 Stelle. Tutto è dare la colpa al Movimento 5 Stelle. Vabbè, io non faccio parte del Movimento 5 Stelle, almeno per ora non ho intenzione di iscrivermi al Movimento 5 Stelle. Infatti, una volta ho trovato alcuni punti che non condivido del Movimento 5 Stelle, comunque ne parlerò. E vabbè, niente. Di nuovo, auguri a Virginia Raggi. Se Virginia Raggi vince, spero che faccia un ottimo lavoro per Roma. Per ora chiudo qua. Grazie per l'attenzione.